Domenica 7 luglio si è svolta la 33esima maratona delle Dolomiti, la gran fondo ciclistica con partenza dalla Villa e arrivo a Corvara in Badia, dopo aver attraversato i passi Campolongo, Pordoi, Selle e Gardena per chi ha affrontato il percorso breve, altro Campolongo, Falzarego, Valparola e Mur del Giatti in aggiunta ai 4 per il medio e il Giao per completare un giro della morte capace di far provare i brividi unici per i coraggiosi che hanno affrontato il percorso lungo. Un parco giochi per adulti talmente straordinario e armonioso da sembrare costruito ad arte, con la gente del posto che accetta col sorriso il fatto che nel corso di una domenica di luglio 9.038 ciclisti impediscano di circolare liberamente sulle strade di casa. La Maratona delle Dolomiti ha questi numeri e questo spirito ed è capace di riempire in ogni ordine di posto qualunque tipo di struttura ricettiva. La grandezza della maratona è quella di offrire la possibilità di godere di passi dolomitici in totale assenza di traffico. Il fruscio delle ruote, lo schioccare dei cambi, i fischi delle frenate, i fiatoni dei partecipanti si sostituiscono all'odore di frizione delle auto, ai clacson, alle sgommate, al fumo dei tubi di scarico. La meraviglia.